L'immagine che vedete in sovrimpressione è la cover di uno storico album di thrash metal, Vulgar Display of Power, dei Pantera. Correva il 1992 e quella copertina ha fatto il giro del mondo. A mio avviso esprime una profonda energia, come del resto la musica della band americana capitanata da Phil Anselmo, ma anche molta violenza, ed in una società sempre più aggressiva e violenta è sempre bene conoscere i confini della legittima difesa. Ed ecco che oggi voglio proprio parlarvi di pugni, schiaffi e di morsi. Ricorderete che in uno scorso video ho trattato il tema della difesa preventiva. Abbiamo visto che sferrare un pugno a una persona che si avvicina con fare minaccioso non costituisce legittima difesa e che pertanto si corre il rischio di essere querelati. Questo perché se non c'è un pericolo attuale, certo e serio, di un danno grave alla propria persona, non si può attaccare per primi. Diversa cosa sarebbe stato infatti se questa persona si fosse avvicinata a noi con un coltello o peggio con una pistola. Il solo fatto invece di vedere un nemico farsi nero dalla rabbia, magari con la giugulare tutta ingrossata, non può giustificare il ricorso alla difesa preventiva. Bene, oggi voglio parlarvi di due interessanti sentenze della Cassazione che affrontano sotto due prospettive differenti il tema della legittima difesa come reazione a un'aggressione già ricevuta. Le due pronunce pervengono a risultati opposti, seppure a fronte di situazioni apparentemente simili. Nel primo caso si è trattato della feroce reazione di un uomo a un pugno ricevuto dalla moglie mentre era girato dall'altro lato. Nel secondo caso invece la reazione è quella di un tale a cui il vicino di casa, entrato nel suo giardino, ha morso il braccio. Prima di spiegarvi queste pronunce voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale, attivare la campanella e commentare questo video per sapere quali temi volete che io tratti in futuro. Ma ora sigla! La scena è questa. Moglie e marito litigano. Lei colpisce l'uomo alle spalle con un bel pugno. Questi però non sceglie la strada del buonsenso, non decide di allontanarsi, ma reagisce con violenza. Risultato, la donna viene ricoverata in ospedale per un trauma contusivo alla spalla. Secondo i giudici, in un caso del genere, è impossibile parlare di legittima difesa. Non vi sono giustificazioni al comportamento violento del marito, il quale si è reso così colpevole del reato di lesioni personali ai danni della moglie. Perché mai? Qualcuno potrebbe dire, il solito favore nei confronti delle donne. Ma che? Qui il sesso non c'entra nulla e neanche il fatto che la vittima sia la parte fisicamente forte del rapporto. Per capirlo bisogna ricordare che la legittima difesa ricorre solo se c'è un'obiettiva situazione di pericolo alla propria incolumità fisica. Ebbene, in un'ipotesi del genere non c'era alcun pericolo per l'uomo, che aveva già incassato il pugno e pertanto non aveva più la necessità di difendersi. Piuttosto, nell'ambito di una banale lite tra coniugi, l'uomo avrebbe dovuto limitarsi a neutralizzare se necessario l'offesa e a allontanarsi. Questo non è un modo di dire porgi l'altra guancia, ma quantomeno di evitare la reazione perché non ce ne sarebbe stato bisogno. Insomma, impossibile pensare che dopo quel pugno la moglie avrebbe ammazzato di botte il marito, o almeno una situazione del genere andava provata. La legittima difesa non giustifica quindi una reazione rabbiosa, essa deve essere solo la risposta per evitare un danno maggiore. Ma se il pericolo dell'ulteriore danno non c'è, perché magari il danno c'è già stato, come nel caso del marito che già è stato menato, non c'è neanche il presupposto per la legittima difesa. L'eventuale reazione sarebbe allora solo una vendetta, e la legge non ammette vendette personali né giustificazioni per lo stato d'ira. Ricordate, la legittima difesa è appunto una difesa e non una reazione o una vendetta. La seconda sentenza della Cassazione è altrettanto interessante. In questo caso un uomo, lo chiameremo Domenico, viene raggiunto nel proprio giardino privato da un vicino di casa che chiamiamo Mario. Bene, Mario aggredisce Domenico prima a parole e poi spintoni, infine arriva a mordergli il braccio. Domenico, per reazione, colpisce Mario con un forte pugno al volto e per i giudici della Suprema Corte tale reazione non può considerarsi eccessiva. Si può pertanto parlare di legittima difesa, peraltro si tratterebbe di un caso della nuova legittima difesa domiciliare, visto che il giardino è equiparato all'appartamento. Nonostante Domenico potesse costringere il rivale a mollare la presa, magari tappandogli il naso e costringendo così ad aprire la bocca per respirare, oppure appoggiandogli la mano aperta in faccia, bisogna tenere conto del momento concitato e del dolore provato all'atto del morso. Insomma, in casi come questi è naturale parlare di legittima difesa. Peraltro, con le modifiche apportate dalla legge nel 2019, la legittima difesa che avviene nel proprio domicilio si presume sempre proporzionata. Non si può quindi punire chi commette il fatto per la salvaguardia
salvaguardia della propria altrui incolumità, perché si trova in una condizione di minorata difesa o in uno stato di grave turbamento che deriva dalla situazione di pericolo all'interno del proprio domicilio. Ora mi allaccio all'inizio del video. I Pantera sono stati assai sfortunati. Il loro virtuoso chitarrista fu ucciso da un pazzo nel corso di un concerto che, salito sul palco, gli sparò addosso ben 5 proiettili. Quando sentiamo queste storie ci riteniamo fortunati di vivere in uno stato dove le armi non possono essere liberamente portate fuori di casa. Tuttavia è bene sapere che ogni forma di violenza ci avvicina a quel tipo di mondo. Ed allora ricordatevi, il vostro scudo deve essere sempre solo la legge, anche e soprattutto davanti agli abusi. Perché questa è la legge di un popolo civile. Questa è la legge. Eh sì, hai capito bene. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.